Ancora qualche mese avrò il trasferimento. Così non ti libererai più di me. Io devo aspettare il trasferimento? No, non esiste. Non ti lascio più andare, ti tengo prigioniero qui. Ah sì. E adesso come la mettiamo? Adesso la mettiamo che se mi lasci ti dico una cosa che ti farà piacere. Sentiamo. Sono tutto orecchi. Ho parlato con mia madre. Di me e della nostra storia, le ho detto tutto. Non ci credo. Gli hai detto che sei gay? Sì. E lei cosa ti ha detto? Beh, inizialmente era un po' confusa, beh. Ci è voluto un po' di tempo perché metabolizzasse la cosa. Però devo dire che dopo qualche giorno è tornata sull'argomento e abbiamo parlato tanto. E poi sai quella cosa strana? È che mi ha detto che ti vuole conoscere. Mi vuole conoscere? Sì. Dai, mi prendi per il culo. No, no, ti giuro. Anzi, ci invito a cena la prossima settimana, così facciamo anche le presentazioni ufficiali. Ma non sei contento? Scusa, sono frastornato dalla notizia. Certo che sono contento. E se non le piaccio? Se piace a me, piace anche a lei, sicuro. Speriamo. Però che imbarazzo. Ma dai, ma quale imbarazzo? Smetti di farti queste paranoie, dai, che andrà tutto bene. Finalmente non dobbiamo più nasconderci e raccontare palle. Già. Che bello, ora vado via più contento.